Radio Radicale, siamo in collegamento con il senatore Nazario Pagano di Forza Italia per parlare con lui del Quirinale. Allora, ieri abbiamo appreso tutti la notizia della decisione di Berlusconi. Volevo sapere, insomma, con quale spirito l'avete presa e soprattutto, insomma, adesso che cosa succede, perché Berlusconi non solo ha fatto un passo indietro, ma comunque ha posto le condizioni per andare avanti nella trattativa. Mi sembra che siano condizioni molto importanti, cioè quella che Draghi deve restare a Palazzo Chigi. Sì, esatto. Intanto buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Mi fa sempre piacere rispondere alle vostre interviste. Detto questo, come l'ho presa? Come dire, passo di lato, come lo definisco io, non passo indietro, passo di lato, se non addirittura passo avanti del Presidente Berlusconi. Da un lato non mi ha meravigliato perché conosco perfettamente quanto ami l'Italia, il popolo italiano e quanto lui abbia sofferto nel vedere che purtroppo questo maledetto mondo dell'anti-berlusconismo, questo odio nei suoi confronti che ancora non si riescono a spiegare dopo tanti anni, purtroppo permangono ancora in un paese che evidentemente è ancora malato, che ancora non esce fuori questa carta del pregiudizio e dell'odio. Questa è la verità. Lui, da uomo di Stato qual è, purtroppo unico nel nostro paese, ecco, io devo dire che non sono rimasto sorpreso, ecco, dal fatto che lui si sia fatto da parte, perché in una situazione come questa, in cui l'Italia ha una partita delicatissima da giocare, quella non solo del Covid, ma anche del rilancio economico del paese verso una proiezione che è quella di un'Italia nuova, moderna, che ovviamente guarda con fiducia per il futuro delle prossime future generazioni. È chiaro che in una situazione come questa lui dice meglio non dividere il paese, meglio non spaccarlo con una figura come la mia che evidentemente ancora non coglie l'unicità, l'unità del paese, quindi si è messo da parte. Ha fatto sì anche un riferimento a Draghi, perché è ovvio che le stesse ragioni che lo hanno portato a fare un passo di lato, cioè quelle teniamo unito il paese, lo portano a dire anche continuiamo a tenere unita questa maggioranza che intorno a Draghi si è unita, intorno l'altro ipotetico personaggio nuovo del Consiglio dei Ministri potrebbe non riunirsi, non so se è chiaro. Quindi le due cose sono collegate tra di loro. Cioè io non unisco il Paese come Presidente della Repubblica, Draghi, visto che l'ha unito, perché una maggioranza quasi totale esiste in questo Paese, è giusto che continui a fare la sua parte perché ancora non siamo usciti fuori dall'emergenza. Ecco, questa è la mia risposta. Senta, adesso i rapporti nel centrodestra come sono? Nel senso che Salvini diciamo, ha avviato delle, diciamo, delle trattative che hanno un po' spiazzato tutti e secondo molti avrebbe lavorato anche ai fianchi Berlusconi. Allora, e la stessa Meloni non mi sembra che sia favorevole all'approccio di Berlusconi su Draghi. Allora, lei presume che Berlusconi possa ripresentare la sua candidatura dopo il terzo scrutinio? Trovare un'altra figura, fosse sincero, e quindi non credo che lui ripresenterà la propria candidatura dopo le mie votazioni. Ciò premesso, credo che al di là del fatto che Salvini abbia incontrato altri leader politici, dire, cosa, non la vedo come una provocazione, è nelle cose, no? Che Salvini, da leader di un partito che ha tanti parlamentari e tanti delegati regionali, abbia dei contatti, perché è ovvio che tutti i leader politici devono comunque fare di tutto perché il futuro Presidente della Repubblica sia una figura garante per tutti, perché quindi vada bene a tutti. È ovvio che anche Berlusconi,
svolgerà un ruolo di primo piano, non fosse altro perché era lui il candidato in pectore del centrodestra, la vedrei come una cosa assurda se non desse la propria opinione, anzi se non lanciasse lui per primo l'endorsement al futuro presidente della Repubblica. Senta. Meloni è l'unica formazione politica, un pizzico di egoismo, diciamocela tutta, spera nel voto anticipato. È chiaro che con Draghi, non più presidente del Consiglio dei Ministri, diventa possibile uno scioglimento anticipato delle Camere, con un voto ovviamente non alla fine della legislatura, ma con un voto anticipato, e quindi a lei andrebbe bene. In questo momento la premiano i sondaggi, passare dai sondaggi ai voti veri ovviamente è una cosa che fa gola, e quindi voglio dire non mi sorprende più di tanto. Senta, è l'unico partito che vuole il voto anticipato, non mi risulta che ve ne siano altri. Senta, per quanto riguarda Letta, adesso che cosa si aspetta? Che continui nella sua, diciamo, parte di mister No, che quando il centrodestra farà una rosa di nomi lui chiuderà su tutto quanto? E vuole dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle, che mi sembra sia nel marasma più totale dopo anche l'iniziativa di Fraccaro? Allora, per quanto riguarda Nicoletta penso che non stia facendo una bella figura in questo periodo, ha dimostrato di essere ancora colto da un odio pregiudiziale nei confronti del proprio avversario politico, che diventa a questo punto un nemico politico, evidentemente per lui, a dimostrazione del fatto che non mi sembra un buon segretario di partito, perché in un momento come questo bisogna chiudere il capitolo di quello che è stato in passato. Evidentemente lui ancora non lo comprende, e questo non lo rende certamente un vero leader. Quindi di Enrico Letta non mi preoccupo più di tanto. D'altro canto, tutti i presidenti eletti, ad esclusione di Ciampi, tutti i presidenti eletti da Scalfaro, Mattarella, Napolitano, salvo il Napolitano della seconda rielezione, che fu una scelta condivisa, sono tutti candidati dalla sinistra come candidati di parte, votati solo da loro. Quindi, voglio dire, c'è tutta questa storia che stanno mettendo in campo, che i candidati del centro-destra non devono essere divisivi, è una storia nata adesso, nel massimo, come dire, della ipocrisia, come se gli italiani avessero tutti l'anello attaccato al naso e non si ricordassero di quello che è accaduto anche soltanto con Mattarella, che fu votato solo da loro, proposto da loro, violando un patto preventivo, quello del Nazareno, per esempio con Forza Italia, da parte di Matteo Renzi. Quindi voglio dire, tutto quello, la storia va conosciuta, bisogna riflettere su tutte le fregature, sulle cose dette e non fatte, sulle promesse fatte e non mantenute, quasi sempre da sinistra, perché poi questa è la verità. E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, sì, è ormai un movimento in disfacimento, con una guerra interna tra Di Maio e Giuseppe Conte, perché è soltanto ovviamente una finzione con questo leader, con una perdita di consenso verticale. Ognuno che pensa al proprio futuro, con la maggior parte dei parlamentari che sanno di non essere rieletti o addirittura di non poter essere nemmeno ricandidati secondo le loro regole. Quindi diciamocela francamente, forse per loro la soluzione migliore sarebbe un Mattarella bis, perché permangono gli stessi identici equilibri di oggi, e quindi nulla cambia, nulla si torna, restano lì almeno fino alla fine della legislatura. Insomma, credo che la partita si debba giocare soprattutto tra i partiti del centro-destra, ci vuole un chiarimento totale tra Berlusconi, Salvini e Meloni, e che tirino fuori una figura che effettivamente, sulla quale, come dire, un niet preventivo della sinistra sarebbe semplicemente un autogol per loro. Ecco tutto qui. Senta, io la ringrazio
La ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio il senatore Nazario Pagano di Forza Italia, membro della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Grazie, grazie senatore. Grazie a lei e buona domenica a tutti i radioascoltatori.